oltre partiti significa oltre questi partiti. Io credo che il sistema politico di oggi, i partiti di oggi, non rappresentino le ansie, le speranze, la voglia di futuro di tanta gente, dei cittadini e soprattutto della gioventù. Credo che sia utile costruire un unico campo, un grande campo di tutti i democratici e della sinistra, che sia fondato sulla partecipazione, sulla voglia di contare e di decidere delle singole persone. Io l'ho chiamata una forma di democrazia integrale, cioè la possibilità per gli individui, per le persone, non solo di dire la propria, ma anche di decidere sulla base dell'esercizio della propria responsabilità individuale. È un'utopia? È una cosa fuori dal mondo? Io credo di no. Il campo democratico in fondo si è manifestato con tutta la sua forza, la sua passione, la sua saggezza nelle ultime elezioni amministrative, dove si sono eletti dei sindaci non per la loro appartenenza partitica, non per la loro ideologia, non per l'etichetta che ognuno può dare di se stesso sul piano politico, ma soltanto per il fatto che la gente, la nostra gente, ha giudicato nelle varie situazioni la persona migliore che poteva in quella situazione iniziare una stagione di buona politica. Questo ha spinto i cittadini a votare Fassino a Torino, a votare Zedda a Cagliari, a votare Di Sapia a Milano, a votare De Magistris a Napoli. Potrei continuare. Perché questo metodo non si può usare in Italia, un paese con tante radici democratiche, ma che oggi vede i partiti litigiosi in mano a leader egoisti, incapaci di mettere al centro i problemi della Repubblica piuttosto che i loro calcoli personali?